Trader, ben ritrovato Pietro. Buonasera Carla, grazie per l'invito. Che cosa è successo oggi su queste borse europee? C'è il rosso dappertutto, dove si arresterà questa caduta? Sì, una seduta veramente tosta. L'indice italiano archivia l'ottava seduta negativa nelle ultime nove e si porta a un passo dai minimi che ha toccato nella prima parte di ottobre. Difficile dire dove si arresterà, io ritengo che siano tre i motivi di questo crollo dei mercati, perché abbiamo assistito veramente a vendite importanti soprattutto per Wall Street, e questa è la prima causa che impatta anche sul mercato italiano. La seconda è questo incredibile ribasso del prezzo del petrolio, che ricordo il Brent a inizio mese di ottobre valeva $77 e adesso è un passo dai 50. Il terzo motivo è naturalmente la questione BTP, brutto il collocamento del BTP Italia, e per la prima volta il nostro titolo di Stato decennale si porta un rendimento intorno al 3,60%, che sono i massimi dal 2013. Quindi tre concause potenti che tirano giù sostanzialmente tutto. Oggi chiuderanno quasi 37 titoli su 40 il FTSE MIB rosso, e questo in qualche modo evidenzia la fase complicata. Dire dove si fermerà è difficile, in fase secondo me bisogna essere anche prudenti, evitare di farsi ingolosire da prezzi particolarmente a sconto, tenere nei risaldi e seguire la strategia che si era decisa ad adottare in fase di costruzione di portafoglio. Stare alla larga dalle banche con lo spread a 330 punti, Pietro? Sì, non è tanto a 330 adesso, mi rischio è che se effettivamente si chiude il BTP, il collocamento BTP Italia così, sicuramente non è una buona indicazione. Io a memoria non ricordo un così difficile collocamento, nonostante i tassi così. Qualcuno dice che bisogna ritornare al 2012, quando c'era Monti sulla tolda di comando di Palazzo Chigi. Siamo già a questi livelli? Lo spread allora era 600 però. Lì era 600, il problema secondo me è lo spread, non è tanto la punta a cui arriva, ma il periodo per cui rimane così elevato, nel senso che poi andare a finanziare il debito per 5-6 mesi sopra 330 drena risorse importanti, si parla solo in questi mesi di 1,5 miliardi al mese di maggior costo per il finanziamento del debito, e questo naturalmente poi impatta sulla spesa corrente, quindi una situazione non semplice in verità. Il mercato italiano, che era già debole per tutta la vicenda del DEF, adesso sta subendo anche gli impatti esogeni dall'esterno. Stiamo vedendo veramente il WTI in caduta, sì. Pietro, il Dow Jones meno 1,8%. Sì, sai la cosa che impressiona è che dopo una giornata come quella di ieri, ricordo che il Nasdaq ha chiuso oltre il meno 3, con tutti i FANG che hanno perso più del 5%, uno si potrebbe attendere quantomeno un tentativo di rimbalzo. Invece in realtà le vendite sono potenti anche oggi, e la cosa frustrante per chi ha investito in America, che nel giro di 4 settimane ha visto sostanzialmente tutti il rialzo dell'anno evaporato, e questa è una situazione particolarmente difficile. Quindi una situazione complessa, ma è anche vero e anche giusto dire che probabilmente proprio in queste fasi si nascondono le grandi opportunità, e secondo me un BTP su questi livelli, per chi ha una logica di medio-lungo termine, è un'opportunità interessante, naturalmente pianificando eventualmente anche acquisti ulteriori, perché effettivamente sta scontando degli scenari abbastanza nefasti e probabilmente anche oltremodo negativi. Quindi insomma un mercato difficile, ma nei rischi ci sono anche le opportunità, e una di queste potrebbe essere proprio nei titoli di Stato, che effettivamente sono su livelli molto molto bassi. Grazie a Pietro Di Lorenzo, SOS Trader. Grazie Pietro, a prestissimo. Grazie a te, buona serata, grazie. E tu